si aspetta ancora un po' la nomina dei responsabili regionali. A che punto siamo? Quanto serve e cosa serve al Movimento 5 Stelle dei prossimi anni? Ma io su questo voglio essere molto chiaro, schietto e sincero. Conte gode di tutta la nostra stima, di tutto il nostro sostegno, è il nostro leader, è il nostro presidente. Stiamo perdendo tempo sulla nomina dei coordinatori. Stiamo perdendo tempo perché ci si aspettava che arrivassero a ottobre, poi a novembre. Adesso mi auguro che vengano gestiti in maniera diversa nel più breve tempo possibile. Fondamentale ruolo per le regionali in Sicilia, ruolo fondamentale che è stato utilissimo a lui per fare 2 volte il presidente del Consiglio e al Movimento 5 Stelle di ottenere un risultato spaventoso nelle regionali del 2019. 2017, seppure non abbiamo vinto, è nella nazionale 2018 che ci ha portato al Quindi governo. serve una figura Assolutamente forte. sì, abbiamo votato per un nuovo statuto che prevede una struttura. Ecco, dobbiamo mettere in moto la struttura, quindi l'augurio è che avvenga il prima possibile. Per quanto riguarda invece sempre il gossip e comunque il cumulo di indiscrezioni degli ultimi giorni, Cuffaro ha detto per esempio che sarebbe il caso di candidare una donna. Ecco, nelle ultime settimane alcuni quotidiani hanno anche creato una campagna di stampa per un movimento su donne. Ecco. Voi cosa pensate di questa? Ci ricolleghiamo non necessariamente solo al nome della Varchi, ci sono anche altri nomi nel centrodestra. Palermo capirebbe oggi una sindaca? Ma già Palermo l'ha avuto una sindaca donna che è Elda Pucci, che è ancora fino ad oggi ricordata per quanto abbia fatto bene, e poi il ruolo delle donne in politica va sicuramente valorizzato. Però non li dobbiamo solamente dire sì, va, andiamo avanti con una donna perché è donna. C'è una classe dirigente formata da donne che sta andando avanti. Noi all'interno del nostro movimento c'è per esempio la collega Giusy Savarino, che è una dei coordinatori del nostro movimento. Noi abbiamo istituito con la cabina di regia, è presidente della Commissione Ambiente e Territorio, è una di quelle che lavora moltissimo in assemblea e sul territorio si sta facendo ben valere. Ma è così, ci sono tanti esempi all'interno dei movimenti. Che ci sia una donna che ben venga.